Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Chiara Ferragni irrompe sui social e riceve una pioggia di veleno per quel post sulle tè asterisco e che proprio non le va giù. Essere sempre al centro dell'attenzione non è facile. Diventare influencer ha come sempre due facce della medaglia. È di nuovo polemica per Chiara Ferragni, la quale si è trovata nel mezzo di una bufera social, ricevendo una pioggia di veleno per quel post sulle sue tè asterisco e che l'ha fatta andare su tutte le furie. Essere influencer ormai è una tra le mansioni preferite dai giovani. Diventare astronauti, ballerini, veterinari e altro ancora sono stati tutti messi da parte per il mestiere della moglie di Fedez, che tanto idolatrano le nuove generazioni. Ovviamente, come in tutte le cose, questo mestiere ha dei pro e dei contro. Sicuramente per quegli eletti che riusciranno a raggiungere i numeri della Ferragni, veder quadruplicare il proprio conto corrente nel giro di poco non ha prezzo, ma fidatevi, non è sempre facile vivere sotto i riflettori 24 ore su 24. Bisogna farsi la corazza, se non si vuole impazzire con tutti gli hater che ci sono e che vi criticheranno quotidianamente. La Ferragni finisce nei guai per i suoi panettoni. Chiara Ferragni si è trovata, forse a sua insaputa, questo non lo sappiamo, nel mirino della Guardia di Finanza, insieme alla Balocco Industria Dolciaria. In pratica, il Natale scorso, la nota influencer aveva collaborato con la nota catena dolciaria per la realizzazione di panettoni che riportassero il suo logo, che, da come si poteva leggere dall'etichetta, i proventi sarebbero stati evoluti in beneficenza. I soldi di quei panettoni con zucchero a velo rosa, tipici della griffe della moglie di Fedez, venduti a quasi 10 euro l'uno, avrebbero dovuto essere destinati all'ospedale Regina Margherita di Torino, come sostegno dei bambini malati. Da un'indagine interna, invece, è stata riscontrata l'irregolarità e la pubblicità ingannevole che ruotava attorno a questo prodotto del suo merchandise. In pratica, la Balocco aveva già deciso quale sarebbe stato l'importo da donare in beneficenza, indipendentemente del ricavato effettivo. La risposta epica di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni irrompe sui social per rispondere a tono a quell'hater che sotto ad un suo scatto in intimo aveva chiesto dove fossero le tè asterisco e della Ferragni. Per niente offesa, ha risposto per le rime all'utente maleducato, ricordandogli che il suo seno è nello stesso posto di sempre e che lei è onorata di rappresentare le donne con le tè asterisco e piccole. Ovviamente i followers l'hanno sostenuta, rilasciando una pioggia al veleno per l'hater che con la coda tra le gambe non ha potuto replicare, almeno per ora. Alcune sue fan hanno così risposto: brava Chiara, fregatene, e, ancora, viva il seno che entra in una coppa di champagne. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more men, nor seen another man so happy and looking for somebody who has other plans.